Siete nuovamente collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in merito Porto Salvo. È sempre Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta e vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio Borgo Grecanico Audax Ravagnese. Risultato del primo tempo 0-0. Le formazioni annunciate: Borgo Grecanico, Liuzzo, Martino, Giuseppe Russo, Romeo, Isaicu, Latella, Francesco Caridi, Nicola Russo, De Pietro, Nucera e Focà. A disposizione del mister Antonio Cormaci, Crisapulli, Laface, Trapani, Zavettieri, Nisi, Cozzuguli e Marra. Audax Ravagnese, Amoruso, Samuel Andrea Matteo, Leuzzi, Carmela Lampi, Lo Giudice, Agostina Maddeo, Antonio Carmelo Caridi, Nicolò Faraone, Pellegrino e Modafferi. A disposizione del mister Francesco Tomaselli, Arcidiaco, Tripodi, Demetrio Alampi, Fragomeni, Battaglia e Sottilotta. Direttore di gara è il signor Giovanni Moscato della sezione di Reggio Calabria. Pare che non ci siano state sostituzioni. Quindi le squadre sono quelle del primo tempo, il modulo tattico è sempre un 4-4-2 iniziale, si avventura in un dribbling Isaicu, esce palla al piede dall'area. Area di rigore peraltro spopolata. Borgo Grecanico in avanti, dialogo tra sordi e muti, ma Alberto Sordi e Ornella Muti non c'entrano, c'entra il dialogo improduttivo, sterile, monotono e controproducente, non è sicuramente quello tra Sandokan e Yanes de Gomera o quello tra Lothar e Mandrek. Grossa occasione per i padroni di casa, ha fatto fiasco però il tiro, per non dire cilecca. Nulla di fatto, 2.45 nel secondo tempo, 0-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, tra Borgo Grecanico di Melito Porto Salvo e Audax Ravagnese di Reggio Calabria. Termina a terra un giocatore ospite, si tratta del centrocampista Nicolò. Si rialza il giocatore Reggino. Il gioco riprenderà con un calcio piazzato a favore dell'Audax Ravagnese. Parte il suo cross, un colpo di testa da parte di un difensore e palla in calcio d'angolo. Mister Tomaselli, sta spingendo i suoi in avanti nel tentativo di capitalizzare questa grossa occasione sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Si va popolando l'area di rigore,
altro colpo di testa e altro calcio d'angolo. Sono questi gli unici spunti, gli unici momenti di pericolosità sugli opposti fronti, pericoli che terzo consecutivo calcio d'angolo, pericoli che possono nascere dal calcio d'angolo, dalla punizione, dalla rimessa laterale. C'è stato un grande roteare soprattutto nella zona nevralgica del campo, i giocatori hanno tentato di superarsi in tutti i modi possibili e immaginabili, e soprattutto una partita speculare, non ci sono spazi per la platealità. Intanto si avvicina il momento del pit stop, cambio delle gomme, quindi gomme da pioggia, gomme da sole. Entra in campo con il numero 16, se non andiamo errati, Battaglia. Questi sono i numeri che ci hanno dato. Quindi questo è il momento del cambio delle gomme, quindi entrano in scena le Goodyear, le Dunlop, le Bridgestone, le Firestone, le Kleber e via discorrendo. E vedremo quali saranno gli sviluppi del primo cambio, cioè dell'ingresso di Battaglia con il numero 16. Martino Latella subisce fallo non rilevato De Pietro, trascina oltre la linea dell'out Pellegrino, tempo perso signor maestro. Rimessa laterale già battuta, invoca la concessione di un calcio piazzato. Latella non è dello stesso avviso l'arbitro, che anzi glielo fischia contro, e allora arriva il centro mediano, lo giudice. Palla che spiove, intervento falloso da parte di un attaccante dentro l'area di rigore, ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato dal signor Giovanni Moscato da Reggio Calabria, già battuto. Martino aveva tentato di imbeccare Nucera, Poca perde palla, palla che spiove in avanti in zona morta dove non ci sono Caridi, Nicolò Faraone, Pellegrini e Modafferi, ma Martino, Russo, Romeo, Isaigue e Latella. Ha recuperato il centrocampo ospite, è andato al tiro il mezzo sinistro Pellegrino, un altro tiro dalla media distanza che fa la barba al palo, shampoo, sapone, frizione e capelli, servizio completo, scoccato da 25-30 metri. Si era sembrato però che Liuzzo fosse ben piazzato. Un lancio di Latella verso Foca, palla in zona morta, perde palla il portiere, attenzione, un intervento da paperissima del portiere che poteva costare caro, spazza Liuzzo
ma insiste l'Audax in avanti alla ricerca del bandolo della matassa della chiave di volta per decodificare questo match. Si sgancia dalle retrovie Martino, ma il suo passaggio è tutto da dimenticare. Palla che rimane lì. La Tella contende con successo questa palla a Modafferi, che però conquista una rimessa laterale sulla linea di battuta. Il nuovo entrato Battaglia, ancora lui, questo è Nicolò, incespica Nicola Russo, il tema della partita sembra essere il medesimo del primo tempo, cioè squadre speculari, abbottonate, prudenti, guardinghe che non concedono nulla allo spettacolo e alla platealità, ma interpretano una gara ridotta all'osso, molto valida sul piano della scherma, sul piano agonistico, atletico. Intanto c'è un fallo fischiato a favore e un cartellino giallo addirittura. Francamente anche questo cartellino giallo ci sembra un po' gratuito. La partita è assolutamente regolare, non ci sono screzze di nessun tipo, di nessuna sorta. Non c'è una partita giocata col sangue agli occhi, seppure interpretata in maniera gagliarda sul piano atletico, sul piano agonistico, come si diceva. Due cartellini gratuiti a nostro avviso per una partita giocata all'insegna della cavalleria e del bon ton. E anche per questo cartellino, avete visto, c'è stata una vibrata protesta da parte del capitano locale. Punizione per il Ravagnese, ottima azione per fiondare a rete, fischio arbitrale, parte il tiro cross, tiro dentro i pali, l'attento Liuzzo ha abbrancato, è spedito in avanti. Finisce a terra, ma l'arbitro non concede il fallo come avrebbe voluto De Pietro. Ravagnese che parte da lontano. ...13:20 nel secondo tempo al Saverio Spinella di Mieto Porto Salvo, sempre inchiodato sullo 0-0. Palla in zona morta, rimessa laterale affidata da Maddeo, Andrea, Samuel, uno dei due, l'altro è Agostino. Si sgancia Agostino Amadeo, ma non riesce a recuperare la sfera che finisce direttamente in fallo laterale, già battuto.
Tutto regolare per l'arbitro. C'è una palla che spiove verso Focà. Ingrana il turbo di Usain Bolt, ma non riesce a recuperare la sfera che finisce oltre la linea laterale nei pressi della bandierina. Finisce nella rete sbagliata il pallone. Ci vuole un po' di pazienza per recuperare questa sfera. 15 minuti, quindi siamo all'ora, e dopo un'ora di gioco il risultato non è cambiato, cioè sempre quello iniziale di 0-0. Palla sparacchiata alla meno peggio, recuperata da Liuzzo, e muove di qualche passo e quindi sparacchia in avanti. Un colpo di testa da parte di Latella. Cerca di andarsene Amadeo. Effettua un cross in zona morta. Caridi. Latella. Finisce a terra un giocatore borghigiano, già battuto, Latella, apre in zona morta, non ci sono compagni, ci sono avversari, i vari Amadeo, Leuzzi, Alampi, lo giudice, l'altro Amadeo, e all'occorrenza anche il tornante Carmelo Antonio Caridi. Grossa occasione per l'Audax Ravagnese, la sciabolata in diagonale, la comoda parata di Liuzzo. Una grossa, grossissima occasione capitata all'Audax Ravagnese. Il tiro c'è stato. Effettuato dal mezzo sinistro Pellegrino, una sciabolata in diagonale da non più di 7-8 passi, la parata di Liuzzo. E anche in questa circostanza ci era sembrato che l'ultimo a toccare sia stato un giocatore dell'Audax. Non è dello stesso avviso l'arbitro, e a nulla valgono le proteste dei giocatori di casa. Episodio molto dubbio, ma e anche questo fischio arbitrale. Punizione per il Ravagnese. Audax Ravagnese, ce ne sono due di squadre, una milita nel campionato di prima categoria e l'Audax in quello di seconda categoria. Ravagnese che qualche anno fa, come gli sportivi sapranno, ha militato nel campionato di Serie D. Intanto c'è un'altra sostituzione nelle file ospiti e una nelle file locali.
si sta scaldando Marra, esce De Pietro, al suo posto Marra, dopo 19 minuti nel secondo tempo, punizione per il Audax Lavagnese, sulla linea di battuta c'è e anche questi non ci sembrano sicuramente 9 metri, questi saranno al massimo 6 metri col beneficio dell'inventario, quindi siamo ben lontani dai 9 metri, c'è una distanza di almeno 3 metri. Incredibile, ma vero. Ma come si fa a sbagliare questi gol? Si mette le mani tra i capelli, porta spalancata a 2 metri dalla linea bianca, si sgranocchia un gol colossale. Amadeo Agostino, brivido. Marra, Russo, Martino, Ratella, Russo, Caridi, non si chiude il triangolo ma il pallino rimane ai borghigiani, intanto c'è un'altra sostituzione nelle file ospiti, sta per entrare in campo con il numero 14, se i numeri e i nomi sono quelli giusti, Demetrio Alampi. C'è stata una deviazione, ma non utile per il nuovo entrato. Tripodi dovrebbe essere il 14, mi dicono, e non Alampi. Speriamo anche in questa circostanza di essere precisi, perché purtroppo è un motivo ricorrente questo dei numeri e dei nomi. Il cronista è costretto a prendere le papere e a dare i numeri, come si dice, se i numeri, scusate il bisticcio di parole, non sono quelli giusti. Intanto sembra più incisiva la manovra dei padroni di casa con l'ingresso in campo di Bruno Marra, che è un giocatore da prendere con le molle, a cui non si può concedere nulla, nemmeno una piccola distrazione. Sappiamo tutti la pericolosità del giocatore entrato in campo qualche minuto fa, Bruno Marra. Intanto c'è un calcio piazzato decretato a favore, e vengono fuori della squadra di casa, vengono convocati i massaggiatori perché sono rimasti doloranti a terra due giocatori, uno per parte. Punizione per il Borgo Grecanico, gioco è fermo, 23 minuti e 50 secondi nel corso della seconda frazione di gioco al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, è sempre 0-0, le squadre ce l'hanno messa tutta nel tentativo di superarsi, ma non ci sono riuscite, perché
le difese sono veramente corazzate, difese blindate. Liuzzo, Martino, Giuseppe Russo, Romeo, Isaigu e Latella per il Borgo Grecanico. Amoruso, Samuel, Andrea, Amadeo, Leuzzi, Carmela Lampi, lo giudice Agostino Amadeo per l'Audax Ravagnese. Squadre abbottonate, come si diceva, autentici bunker, muraglie cinese, muri di Berlino, insuperabili, invalicabili. Se non con l'elicottero. Sta di fatto che dopo 25 minuti nel secondo tempo le squadre siano ancora sullo 0-0. Difende bene questa palla e cerca di andarsene. C'è un tentativo di sfondamento sanzionato, punito dall'arbitro, punizione per gli ospiti. Il solito di Nicolò, grappolo di uomini in area. 25-40 nel secondo tempo, fischio arbitrale, parte il cross. Attenzione, tentativo di autorrete, smanaccia con un colpo di reni miracoloso di Liuzzo. Audax Ravagnese vicinissimo al gol, ha prodotto più pericolosità, più pericoli. La squadra ospite c'è stato un tentativo di palombella neutralizzata dall'uomo ragno locale Liuzzo. Rimessa laterale, battuta, c'è un cambio, battuta in velocità, non va bene per l'arbitro. Isaiku palla in zona morta, c'è un fallo rilevato dall'arbitro per un intervento su Giuseppe Russo. Accorre lontanissimo Liuzzo, addirittura all'altezza della linea centrale del campo. Si è mai vista una cosa così? Che quasi all'altezza del cerchio del centrocampo batta il portiere. Si affretta a rientrare tra i pali, cerca di andarsene Martino. Conquista una rimessa, battuta, ancora Martino, Russo, Martino, cross, fallo laterale sempre per i padroni di casa. Buon momento questo per le maglie verdi, pistacchio. Punizione concessa dall'arbitro per atterramento di Foca. Il solito Russo si appresta a calciare. Ventinovesimo del
secondo tempo al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo è sempre 0-0. Nicola Russo si accinge a battere un tiro cross, si avventa come un falco sulla preda Focà, ma è più svelto Amoruso che arpiona, allunga i tentacoli, svanisce la possibilità di più andare a rete. Va a vuoto il tentativo di intercettare di Leuzzi. Si allunga la palla al difensore. C'è un batti e ribatti, arriva la Tella. Martino. Colpisce con le mani, non sappiamo se volontariamente o involontariamente. L'arbitro interviene, concede una punizione, si stavano gli estremi del cartellino. Il solito Nicola Russo, la distanza non supera i 6 metri. Abbiamo segnalato più volte al presidente degli arbitri questa circostanza, saranno sì e no 6 metri e forse meno. Punizione centrale, non si azzarda il portiere, respinge come può, ma insiste ancora il Borgo Grecanico alla ricerca del gol. Buon momento per i padroni di casa. Attenzione, non si arrischia. Romeo scaraventa in pallo laterale. Nicolò viene pizzicato in posizione di offside. Caridi, intanto c'è un'altra sostituzione nelle file locali, sta per entrare in campo con il numero 16 Nisi. Se il numero e il nome siano quelli esatti, purtroppo anche nelle liste ufficiali arbitro Pignolo anche il centimetro non è altrettanto Pignolo e fiscale nei calci piazzati, dove piazza la barriera a non più di 6 metri sia da una parte che dall'altra. Un passaggio al portiere, protegge bene, tacco, Modafferi cross, va al tiro e colpisce la traversa. Altra grossa occasione per l'Audax Ravagnese, che non ha saputo sfruttare adeguatamente tutte le grosse occasioni che sono capitate, e adesso sono veramente numerose le occasioni da gol capitate al Ravagnese. Si gioca su ogni palla accanitamente, vedete, a dispetto del freddo polare.
non riesce Isaiku a fermare il pallone. Si accascia al suolo un giocatore locale sotto gli occhi dell'arbitro, che invoca l'arrivo del massaggiatore. Arriva addirittura mister Antonio Cormaci, il trainer della formazione borghigiana, che va a sincerarsi delle condizioni del giocatore rimasto infortunato. I massaggiatori o allenatori hanno con sé anche strumenti. Utili per soccorrere non solo la magica bomboletta spray, la bottiglietta. Intanto c'è un'altra sostituzione nelle file locali, entra con il numero 14 Trapani, altra sostituzione della terza, quindi tutto esaurito, Trapani, Nissi e Marra. Mentre ancora ha una carta da giocare mister Tomaselli. C'è stato un tiro all'incrocio dei pali e questa è sicuramente una grossissima occasione. Si sta ergendo a protagonista dell'incontro l'uomo ragno locale, che ha negato la gioia del gol agli attaccanti dell'Audax Ravagnese, che si sono resi sicuramente più pericolosi rispetto ai padroni di casa. Non si chiude il triangolo. Rimessa laterale già battuta, Marra difende questa palla, Nucera, cross sotto porta, nulla può. Attenzione, palla buona ma troppo lunga. Nucera anticipato, contrasta bene Roberto Natella, un gladiatore. Intercetta un'ottima palla difensore borghigiano. Il foraggiamento non è proprio preciso, palla in pallone laterale, già battuto. Accusa un colpo non rilevato dall'arbitro. Rimane ancora lì il pallone a beneficio dell'Audax Ravagnese, che ha avuto diverse e svariate palle gol per passare in vantaggio alla formazione regina. Si è esaltato, ha esaltato le sue doti acrobatiche il Tarzan locale, che sulle liane è volato meglio di Johnny Weissmuller. Ultima sostituzione possibile, ultima carta giocabile per mister Francesco Tomaselli,
che ha mandato in campo se non andiamo errati Sottilotta. Nucera allarga per la Tella, si fa cogliere in contropiede il compagno Nicola Russo, svanisce la possibilità di fiondare a rete. E questa volta francamente non ce la sentiamo di condividere il fischio arbitrale. A nostro avviso questo fuorigioco non c'era proprio. Conta l'opinione, anzi il giudizio dell'arbitro. E il nostro parere conta meno di niente. La nostra opinione conterà se e quando in altri ambiti, in altre dimensioni, quarantesimo della ripresa, sempre 0-0. Ha prodotto di più l'Audax Ravagnese, che a nostro avviso meriterebbe il vantaggio, fermo restando la pericolosità anche della squadra locale, che comunque il golletto l'aveva fatto. Attenzione, pericolo, e si sgranocchia un gollasso, direbbe José Altafini. È sicuramente legittima la pericolosità. Attenzione, Nucera, palla che rimane lì, l'ultimo a toccare è stato un giocatore ospite e quindi sarà la squadra di casa a rimettere. La Tella, passaggetto per il portiere, 42-22, 0-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. È stato un secondo tempo migliore, almeno sul piano della pericolosità sugli opposti fronti, anche se a nostro avviso l'Audax Ravagnese si è reso più pericoloso e avrebbe meritato il vantaggio, ma questa è la nostra opinione. Alla quale peraltro non abbiamo mai rinunciato, né rinunceremo mai. Non abbiamo la verità in tasca, possiamo anche sbagliare valutazione. Attenzione, c'è un calcio piazzato per i padroni di casa. Ha lasciato finire l'azione e poi ha fischiato. 44esimo della ripresa, 0-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, tra i padroni di casa del Borgo Grecanico e l'Audax Ravagnese. Le squadre ce l'hanno messa tutta in questi 90 minuti per superarsi, non ci sono riuscite. Il più impegnato è stato Liuzzo, che in almeno 3-4 occasioni ha salvato la rete e il risultato. Fischio arbitrale, parte il cross, colpo di testa, è sulla linea
si accartoccia il portiere. Un colpo di testa da parte di Caridi che concede la rimessa. 44 e 30, tiro traversa, seconda traversa colpita dal Ravagnese che rimane ancora in possesso di palla, tiro svirgolato che non si fa sorprendere Liuzzo, secondo legno colpito dall'Audax Ravagnese che, attenzione, mette volontariamente in fallo laterale per consentire all'arbitro di andare a sincerarsi delle condizioni del giocatore rimasto a terra, lo giudice. 45esimo dalla ripresa e 20 secondi, ormai si attende soltanto il triplice fischio di chiusura dell'arbitro, salvo il recupero che sarà concesso, almeno 5 minuti, e quindi saranno gli ultimi scampoli, ultimi sgoccioli di gara, palla che verrà restituita. Abbiamo già detto come l'Audax Ravagnese avrebbe legittimato il successo per la pericolosità che ha messo in vetrina in tutto l'arco della partita e soprattutto nel secondo tempo, oltre ai due legni colpiti a portiere praticamente battuto, l'Audax Ravagnese ha avuto una serie di palle gol per fare suo il match. Pesa anche il gol dubbio, ma molto, ci sono state delle proteste vibranti da parte dei giocatori locali. Il golletto il Borgo Grecanico l'aveva segnato, ...47 minuti nella ripresa, calcio d'angolo per i padroni di casa, area di rigore che si popola di centrocampisti, difensori e attaccanti, parte il cross, palla fuori aria, intercetta Nucera, cross sotto porta e la palla sfuggita per sua fortuna è andata fuori in calcio d'angolo, intervento da Paperissima che poteva costare molto caro al Ravagnese e sarebbe stata una beffa atroce perché, come abbiamo detto, il Ravagnese è stato molto pericoloso e avrebbe meritato il successo pieno. Questa è la nostra opinione. A parte i due legni e le strepitose parate di Liuzzo, ci sono anche alcune occasioni fallite in maniera clamorosa da parte degli avanti ospiti. Intervento in tackle scivolato su Tripodi. 48, quasi 49 minuti nel secondo tempo. Quasi 49 minuti nel secondo tempo, il risultato è sempre 0-0. Ci prova ora Nicolò dai 35 metri, 30-35.
Anche in questo caso la barriera è posta a non più di 6 metri al nostro parere. Segnaliamola ancora una volta la cosa al presidente Catona, Francesco Catona. Foglia morta, e proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità. 0-0, è un risultato che accontenta nessuno, perché sia l'uno che l'altro, cioè mister Tomaselli e mister Cormaci, avrebbero gradito di più conquistare l'intera posta in palio. Ce l'hanno messa tutta, ma non ci sono riusciti. Ha diretto il signor Giovanni Moscato: vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra qualche minuto per le interviste a bordo campo. Un punto guadagnato o due persi, ne parliamo con il trainer ospite Francesco Tomaselli. Salve, buonasera. Diciamo che ai punti con tre traverse forse sono più due punti persi che un punto guadagnato. Comunque è stata una partita da tutti i punti di vista equilibrata, complimenti anche alla squadra di casa. E diciamo il pareggio ci poteva stare, anche se con tre traverse un pochettino di amaro in bocca rimane. La critica dice che la classifica sia bugiarda. Secondo me sì, assolutamente sì. E purtroppo quest'anno, come avete ben visto anche voi, la fortuna non gira dalla nostra parte, però ricondurre tutto alla sfortuna non penso sia nemmeno giusto, e diciamo che noi dobbiamo crederci sempre ancora di più, e perché poi alla fine quello fa la differenza alla lunga, il crederci. Una squadra che ha giocato con carattere e personalità nella fossa dei Leoni di Merito Porto Salvo. Questo è un po' quello che ci contraddistingue. Noi dovunque andiamo, in casa o fuori casa, e affrontiamo sempre le partite con tanta grinta, con tanta cattiveria, e i ragazzi diciamo che da questo punto di vista ne hanno da vendere, e mi complimento con loro per quello che stanno dimostrando dall'inizio del campionato ad oggi, per quanto riguarda l'approccio alla partita, per quanto riguarda il sacrificio, per quanto riguarda tutto. Purtroppo, torno a ripetere, non sta girando tanto bene purtroppo quest'anno. Ha funzionato tutto molto bene oggi al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, la difesa, il centrocampo, l'attacco. Sì, 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 diciamo che tranne qualche piccola sbavatura la squadra è abbastanza quadrata, segue tantissimo chi sta fuori, e sono ragazzi ordinati, educati, rispettosi, e una squadra molto, molto, molto quadrata. Sono soddisfatto per questo, da questo punto di vista quest'anno, molto soddisfatto. Difesa arcigna, granitica, monolitica, tetragona. Diciamo che la nostra difesa, diciamo, più che altro è il nostro punto di forza, e l'abbiamo visto anche negli scontri con le squadre di alta classifica, e abbiamo dato filo da torcere a tutti e nessuno ci ha messo in difficoltà, a partire dalla capolista. Le prime quattro in classifica l'abbiamo affrontata abbastanza bene, e recriminiamo anche in quelle occasioni per i punti persi, diciamo, che non meritavamo da questo punto di vista, e speriamo che continuiamo ad andare avanti così e aggiustiamo qualche cosa là davanti, e che la fortuna ci aiuti un pochettino e mettiamo qualche palla dentro in più. L'obiettivo dichiarato della vigilia è una comoda salvezza, ma nel calcio mai dire mai. E ad oggi, guardando la classifica, dobbiamo pensare a fare punti per la salvezza. Poi se viene qualcos'altro in più ben venga, però ad oggi ovviamente è quello che dobbiamo fare, è salvarci, fare punti per la salvezza. Prossimo impegno? Prossimo impegno, impegno casalingo, speriamo vada bene, affrontiamo il Lazzaro, speriamo che vada bene, speriamo. Ora la prepariamo in settimana abbastanza bene con i ragazzi, anche se il tempo non ci sta aiutando, questo freddo non ci aiuta, però i ragazzi tutto sommato sono sempre presenti, sono sempre sul pezzo. Mister Antonio Cormaci, a lui il microfono per commentare questo 0-0. Sì, purtroppo è il nostro terzo 0-0 di fila, non, guarda caso con l'infortunio di Orlando non riusciamo a segnare. Oggi un gol l'avevamo fatto, ma era fuori gioco pure secondo me, l'arbitro ce l'ha annullato. Abbiamo giocato bene sulla tre quarti, poi onestamente non riusciamo negli ultimi 16 metri ad essere incisivi. L'occasione ce l'abbiamo, magari calciamo forte, debole, male, e quindi oggi
ci accontentiamo di questo punto, anche perché alla fine è sempre con una diretta avversaria per la salvezza. Certo, giocando in casa ci aspettavamo la vittoria, probabilmente ci avrebbe aperto altri scenari, però sappiamo benissimo che il campionato è questo, è abbastanza livellato e quindi dobbiamo lavorare settimana per settimana, in settimana per riuscire a migliorare sulle lacune che domenicalmente vediamo. Un colpo di testa diretto nei pali e soprattutto una paperissima del portiere ospite. Tutto qui la pericolosità a fronte dei tre pali e delle numerose occasioni capitate al Ravagnese e soprattutto per la grande giornata di Liuzzo che si è posto da protagonista. Sono d'accordo a metà, come si dice. Le traverse sono tiri da fuori con il portiere che accompagna la palla fuori. Un altro tiro centrale l'ha smanacciato in calcio d'angolo. Noi potevamo essere più concreti con l'occasione di Foucault, che magari sembra un'occasione da nulla, ma se prende la palla bene là è gol. Poi altre due uscite sui piedi del portiere avversario. Insomma, secondo me le occasioni, se parliamo di occasioni, certo dà più all'occhio la traversa, ma un tiro da 25 metri col portiere che l'accompagna sulla traversa, secondo me non è una chiara occasione da gol. L'occasione da gol poteva essere il nostro di Trapani sul finire, quando il portiere l'ha presa sulla linea e gli è sfuggita e per poco non entrava dentro. Quella è un'occasione da gol, per come la vedo io. Le altre, tiri da 30 metri, sì, poi sfiora la traversa, pure noi allora abbiamo preso il palo all'ultimo, quando il portiere era incerto se lasciarlo o no, e poi ci ha dato il calcio d'angolo all'arbitro. Secondo me è stata una partita che noi abbiamo cercato di fraseggiare a centrocampo, ma poi non siamo riusciti a sfondare gli ultimi 16 metri per bravura degli avversari o per colpa nostra. I pareggi hanno il merito di muovere la classifica. Sì, anche se noi sappiamo benissimo che nel girone di ritorno abbiamo 5 partite con le prime 5 in classifica, quindi ora abbiamo una partita difficile a Cardeto e poi riniziamo con Archi, Futsal, Regium, quindi noi queste partite, purtroppo la sosta è venuta in un momento che stava andando tutto bene, perché eravamo reduci da 3 vittorie di fila e quindi alle 3 vittorie di fila abbiamo dato tre pareggi di fila, quindi abbiamo sempre dato continuità, segno che stiamo lavorando discretamente, però poi è chiaro che preferisco vincere una due partite e perderne una che pareggiarne queste tre contro le dirette avversarie poi. Politica della formica, un passo alla volta. Ma non è che la politica della formica, noi cerchiamo di vincere tutte le partite, non partiamo battuti con archi, futsal e via dicendo, cerchiamo di giocarcele tutte. È chiaro che probabilmente abbiamo più difficoltà con le squadre che vengono un po' a difendersi, anche se a Condofuri abbiamo avuto 5-6 palle gol, in casa contro la Ludos una partita simile a questa. Dobbiamo cercare di stare tranquilli e di continuare a lavorare. E poi il lavoro alla fine paga. Carmelo Caridi ben imbacuccato perché la temperatura è prossima allo zero. A lui il microfono per un commento su questo match. Allora, la partita, come avete visto tutti, è stata ben alla pari, alla fine. Certo, nel secondo tempo la mia squadra ha avuto più occasioni, abbiamo visto traverse prese dai miei due compagni di squadra. Per la fine penso che il risultato dello 0-0 sia giusto sia per il Borgo che per noi dell'Audax.